di nuovo c'è una sensibilità che sta crescendo e per fortuna c'è una maggiore attenzione ai diritti degli animali. Ricordiamo che tutti i maltrattamenti, le uccisioni sono reati contemplati dal codice penale e molte persone non sono al corrente di questo. Con questa associazione e io che sono anche garante per il comune sono particolarmente dedicata a questa divulgazione, questa conoscenza. È necessario che la città conosca quelli che sono i reati, quelli che sono i regolamenti, quelle che sono le leggi e che sappia che si può intervenire, ciascuno di noi può farlo per migliorare la vita degli animali. Alla seconda edizione della giornata dedicata ai diritti degli animali, che si tiene oggi al PAN, in via dei Mille, partecipa anche il Comune di Napoli in una serie di appuntamenti cominciati con la premiazione degli studenti per il concorso letterario dedicato alla veterinaria Imma Della Valle, per affrontare poi temi di attualità, come l'alimentazione che esclude l'utilizzo di prodotti di origine animale, il comportamento da adottare in caso di maltrattamenti e di comportamenti corretti per instaurare un rapporto ottimale con gli animali a partire dal linguaggio corporeo. Voglio ricordare che la nostra amministrazione ha creato il garante per la tutela dei diritti degli animali, che è Stella Cervasio, e un ringraziamento forte a tutti i volontari, le associazioni, le persone che nella nostra città ogni giorno lottano per i diritti degli animali, che sono fondamentali per una comunità in cui si rispetti la natura, e spesso lo fanno anche in condizioni difficili e non sempre con il sostegno adeguato delle istituzioni. Il Comune vuole essere, il Comune di Napoli, oggi all'avanguardia non solo per i diritti e le libertà civili delle persone, ma anche degli animali e nel rispetto della natura tutta.